L'economia toscana nel post-pandemia aveva imboccato un trend di crescita migliori rispetto alla media delle regioni italiane, ma il mondo, da poco più di due mesi, lo sappiamo, è stato stravolto nuovamente. Fra guerra e crisi energetica, come cambia lo scenario nel 2022, è il tema approfondito da IRPET nel suo ultimo rapporto, presentato nel corso di una giornata di studi in Palazzo Strozzi Sacrati. Ecco che alla congiuntura internazionale non favorevole si sommano nodi strutturali. Lo scenario è cambiato, diciamo, in poche settimane, in pochi mesi, dopo il rimbalzo importante e significativo del 2021 con un tasso di crescita del PIL al 6%, anzi oltre il 6%, vi sono tutta una serie di segnali di rallentamento nella produzione industriale, nella dinamica degli avviamenti. In particolare gli avviamenti a marzo mostrano un segno negativo rispetto agli avviamenti anche rispetto al 2019 in modo particolare, e che testimoniano quindi un'inversione della ripresa, cioè il fatto che in qualche modo cominciano a scaricarsi su famiglie, su imprese, una serie di costi che rendono più vulnerabile il sistema produttivo e naturalmente rende più vulnerabile anche le famiglie. Quello che ci aspettiamo è una crescita che non sarà nel 2022 come prevedevamo all'inizio al 4,6%, ma una crescita che si dimezzerà rispetto a questa previsione. Nodo centrale è quello energetico. Il costo dell'energia elettrica è cresciuto di oltre 4 volte dal 2019, prima della pandemia, ad oggi. La crisi, oltre che causa di una frenata, però deve essere anche stimolo per il cambiamento. Ecco perché occorre sburocratizzare e snellire le procedure che consentano lo sfruttamento delle energie rinnovabili presenti in regione, ha ribadito con forza il presidente Giani, chiedendo anche l'introduzione di un meccanismo premiale per le regioni che più si impegnano sull'energia pulita. E se una regione riesce a garantire una maggiore energia da fonti rinnovabili, deve essere premiata, magari scontando il costo dell'energia che arriva per le imprese che lavorano, o realizzando opere pubbliche nei territori in cui questo avviene, o con altre forme di agevolazione. Il federalismo energetico, a mio giudizio, è l'unico vero stimolo che può consentire a regioni, comuni e territori di darsi da fare, perché anche superando le burocratizzazioni a cui i procedimenti autorizzativi vengono messi, si possa arrivare a una soglia più alta.